sono Daniele Biffi, personal trainer e mental coach. Oggi parliamo di calcio. Parlo di calcio perché vorrei rispondere a diverse mail che mi sono arrivate da genitori e allenatori di calcio che mi chiedono consigli per gli allenamenti, appunto per la velocità, per velocizzare e per rendere veloci i ragazzi dagli 8, 10, 12, 14 e 15 anni. Quindi oggi ho deciso di fare un video per rispondere un po' a tutti, anche se comunque ho risposto poi, io rispondo sempre alle mail che mi mandate, anzi mandatemi email, io a me fa soltanto assolutamente un piacere. La mia mail è runfast@fastandfit.de. Comunque, tornando al discorso velocità, la velocità del calcio sta diventando sempre più importante. La cosa che è importante se vuoi correre veloce, in primis, quello che lo dico in ogni video, è la tecnica. No? Per correre veloce bisogna che avere una buona tecnica, se no non si va avanti. E ovviamente è assolutamente anche fondamentale che l'allenamento sia giusto. Quindi, come lo vediamo nel football americano, dove corrono, dove sanno correre, perché corrono veramente bene, corrono veramente molto veloci, penso che nel prossimo futuro vedremo anche nel calcio, tecnicamente si dovranno essersi a portarsi delle migliorie, e i calciatori dovranno assolutamente imparare a correre, sono quelli che impareranno a correre, che sapranno correre bene, e poi che saranno anche poi i calciatori poi più forti. Chiusa la parentesi, io credo che iniziare con i bambini da adesso sia assolutamente importantissimo. Ho la fortuna di lavorare con ormai tantissimi bambini dagli 8, 10 fino ai 16 anni, quindi ragazzi dagli 8 ai 16 anni, lavoro sia con allenamenti individuali che con squadre addirittura di calcio, e devo dire che è assolutamente fantastico lavorare, appunto portare quella che è la cultura della velocità del calcio, e i risultati si vedono. I ragazzi si divertono, perché a correre è assolutamente divertente, se comincia a saper correre bene poi è ancora più divertente. Seconda cosa più importante, si vedono delle migliorie assolutamente quello che è nel calcio, nella squadra, e i ragazzi diventano più forti, diventano più stabili, si divertono di più, diventano più veloci e assolutamente poi sono imprendibili, chiaro, e assolutamente imparando la tecnica non solo diventi più veloce, ma sei più veloce, corri più veloce risparmiando energie. Quindi il ragazzino, il calciatore riesce a essere più veloce più volte, quindi diventa delle mine, continua a correre avanti e indietro molto più di prima, chiaramente sia per l'allenamento, ma soprattutto anche perché la tecnica, no? Chiaro che se risparmi energie, se al posto di correre così, che spegni energie, freni e corri bene, in modo corretto, li vedi com'è, che è fantastico, no? Vedere già dei ragazzini che corrono praticamente quasi come degli sprinter su un campo da calcio, e questi saranno poi i calciatori poi di domani, non ce n'è. Quindi, tornando a noi, io credo che sia assolutamente fondamentale iniziare con i bambini, che saranno i calciatori forti di domani, e quindi andiamo a vedere un attimino come impostare un allenamento per i ragazzini. Quello che ti consiglio è di fare una warm up, quindi fare un riscaldamento con un po' di corsetta, quindi un 5 minuti, 10 minuti insomma di corsetta, un po' di muoversi, qualche balzello, eccetera. Poi seguiamo con stretching dinamico, meno stretching, quello da tirarti quando fai velocità, quando fai questo elemento, lascialo stare, fai stretching dinamico. Poi è chiaro che dobbiamo investire almeno 20 minuti in quello che è la tecnica. Quindi facciamo tecnica, bisogna investire nella tecnica e 20 minuti di esercizi, di drills. Ho fatto una playlist con i diversi video in cui spiego appunto la tecnica, ti consiglio di guardarli o di farli vedere addirittura anche ai tuoi ragazzini, in modo da imparare quella che è la tecnica, la postura, come usare i piedi, ginocchia, anca, spalle, braccia, testa, mani, eccetera, eccetera, eccetera. Seconda cosa, dopo di questo farei un elemento un po' di velocità, puoi fare un 10 volte 30 metri con 45 secondi di recupero, qua vanno fatti belli tosti, poi vedrai quello che
che va solo forti sono i primi, e quello che invece cerca di fare tutti regolari, quello che addirittura gli ultimi li farà più veloci, e qui poi sono delle differenze, bisognerebbe lavorarci un po' sopra. Comunque, 10 volte i 30 metri con 45 minuti di recupero. Dopo di questo ti consiglio di fare esercizi di forza, quindi fare divaricate sagittali, fare molleggi sugli avampiedi, fare balzi rana, e fare step up. Quindi fare un bel lavoro di forza, anche qui che siamo almeno 15 minuti di lavoro di forza, 15-20 minuti di lavoro di forza in cui fare almeno una ventina di esercizi, e assolutamente i burpees li puoi fare anche i bambini e i ragazzini, che vedrai che si divertono. Alla fine, per lavare anche un pochettino le gambe, comunque per fare anche un lavoro un po' diciamo di resistenza, ti consiglio di fare delle prove sui 100 o 200 metri, quindi fare due o tre prove con 2 minuti di recupero. Se fai un allenamento già così, è già un allenamento abbastanza completo ed è abbastanza perfetto. Se hai domande, io assolutamente insomma, scrivimi, io rispondo a tutti e consigli le do assolutamente a tutti. Se ci metto un attimo a rispondere, perdonatemi, tempo, però tempo io rispondo assolutamente a tutti. Perfetto, io ti auguro buon allenamento con i tuoi ragazzini e iscriviti al mio canale se vuoi sapere anche qualche consiglio in più, così ci vediamo anche un po' più spesso. Per il resto ci vediamo al prossimo video. Ciao!